Ciao a tutti! Oggi postazione un po' insolita perché voglio fare un video un po' diverso dal solito. You draw my life, ossia disegno la mia vita e per l'occasione ho tirato fuori questo quadernone vecchissimo dei tempi del liceo. Ho lasciato come sfondo il quadro che ho fatto ieri e spero che questo video vi piacerà, fatemi sapere. E niente, grazie per la visione. Ok, iniziamo subito questa Draw My Life. Io mi chiamo Erika e sono nata il 5 ottobre del 1980. Mi chiamo Erika per fortuna perché mio padre, il giorno della mia nascita, andando all'ospedale, vide un camper con sopra l'adesivo con scritto appunto Erika e quindi già lì iniziò una bella fortuna. E appunto la mia famiglia era composta da mio papà, mia mamma, mio fratello, poi da un bellissimo cagnolone di nome Black e dalla mia nonna paterna. Ok. Io non andai tantissimo all'asilo perché da piccola non volevo assolutamente mangiare, no, di niente, nessun né panino, nessun piatto, niente praticamente, quindi niente asilo. Fino praticamente ai 9 anni d'età la maestra, che sinceramente non mi era molto simpatica, la maestra delle elementari, si sbilanciò dicendo che dai 9 anni in su avrei incominciato a mangiare. Infatti dai 9 anni eccomi che una bambina bella grassottella che agguantava qualsiasi cosa, patatine, panini, eccetera, eccetera, dei bei paninazzi, soprattutto mi ricordo delle belle rosette con la mortadella. Mortadella, ne mangiavo tantissime, va bene. Così elementari, media, una bambina notte e giorno, oppure anche ad ascoltare la musica. Ascoltare la musica mi è sempre piaciuto tantissimo. Fino ai 12 anni, quando andai al primo concerto, me lo ricordo, il primo concerto sul palco, questo sarebbe il palco, era di Samuele Bersani, grande artista, Samuele Bersani col suo microfono. E quello è stato il mio primo concerto. Arrivata al liceo, del liceo ricordo bene le gite a Barcellona, Barcellona con la Rambla, a Parigi, questa sarebbe la Torre Eiffel, e a Roma, anzi Roma fu la prima a dire il vero. Là, come macchia. Allora, finito il liceo, iniziai filosofia. Filosofia con tutti i libri eccetera eccetera, ma mi accorsi subito di aver fatto un errore, così iniziai ad andare a lavorare. Il mio primo lavoro fu in uno studio dentistico, questo sarebbe un bel dentino dentista, dove iniziai appunto nel 2000, allora praticamente quando avevo 20 anni, quindi nel 2000. Qui c'è da fare un salto indietro perché già al liceo andavo a distribuire calendari e volantini in giro con una mia compagna e con i primi soldi mi ricordo 80 euro 80.000 lire, scusate. Soldi, 80.000 lire, soldi. mi comprai vari CD. Me lo ricordo, tra i quali il primo che andai a prendere fu uno di John Lennon. Questo sarebbe John Lennon. Vabbè, allora, ritornando poi al 2001, feci un paio di mesi, 2 mesi in un bar, e in quel periodo c'era il G8 a Genova, quindi la città era blindatissima, cioè tutto chiuso, transenne ovunque, non si poteva andare al lavoro, andare nel centro città, e
appunto io lavorai in un bar e guadagnai dei soldi con cui volevo andare al concerto degli U2, uno dei tanti. Where the streets have no name. E allora poi nel 2003 iniziai il lavoro nello studio dentistico fino al 2014, se non sbaglio, 2014. Il 2014 è stato un anno particolare perché sì, ho finito in studio, nel senso che terminò il lavoro nostro dentistico, ma perché? Perché praticamente ci fu una grande rivoluzione iniziata nel 2013 quando passai molto tempo in ospedale perché, vabbè, scoprì di avere un grossissimo problema di salute. Grazie a Dio finito, sto a posto, sto benissimo, però da lì iniziò un grande cambiamento. Mi ritrovai a essere molto più furba, molto più viva e determinata ad essere felice. Questo sicuramente, perché quell'anno lì, appunto, a parte il problema di salute, mio papà passò la miglior vita e mi lasciò Jimmy, il mio cagnolone. Tra l'altro qua ho anche una foto di Jimmy. Vabbè, questo è un'altra cosa. E niente, qui iniziò un'altra parte della mia vita. Mi ritrovai 16, ho fatto vari viaggi da sano e poi ho avuto il coraggio di prendere l'aereo da sola per la prima volta. Uepa! Per andare a Londra. A Londra è stato bellissimo, mi è piaciuto tantissimo vedere la National Gallery prima di tutto. National Gallery, scusate per far presto, ma la Vergine delle Rocce è il mio quadro assolutamente preferito. E dopodiché Atene, col Partenone, anche è stato bellissimo. E finalmente nel 2017 realizzo un grande sogno, andare a Dublino. Questo sarebbe l'Halfpenny Bridge, che collega le due parti di Dublino. E, un altro salto all'indietro, perché nel 2015 ho ripreso a dipingere, anche se non si direbbe da questi disegni, ma ho ripreso a dipingere andando a Torino e vedendo una mostra di Van Gogh. Van Gogh Alive. Risalto in avanti e torno al 2018, un anno molto importante perché a Roma ho fatto la mia prima mostra da sola. Ho portato 3 quadri e io ero veramente felicissima di questa mostra. E in più in novembre sono stata anche di nuovo a Dublin e ho visto U2 a casa loro sul palco da vicino in prima fila. È stato il delirio. Il 2019, quest'anno è un anno bello perché è un anno pieno di trasformazioni. La trasformazione la farei così, da quadrata a rotonda, perché sto cercando di diventare tutto tondo, di migliorarmi sempre di più. E anzi, in questo punto vorrei usare un po' di rosa, dare un po' di colore a queste immagini che ho fatto, e anche un po' di questo, visto che quest'anno vanno i colori da evidenziatore. Un bel cuore, grazie per aver visto questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto e alla prossima. Ciao 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 ciao.
video è finito qui, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti o scrivetemi e grazie. Alla prossima!